Benvenuti a questo nuovo video di Roblox, che sono in mezzo per tutto quanto e per oggi tutto. Allora, oggi siamo su Roblox, ma comunque come detto dal titolo non giocheremo a Roblox. Vi voglio praticamente parlare di questa notizia. Praticamente, non devo dire proprio bella, ma proprio brutta questa notizia. Praticamente ho lasciato la mia fidanzata di Roblox e ora e adesso vi dirò tutto quello che è successo. E un giorno, non so se è martedì o lunedì, vabbè, chi se ne frega. Sto registrando! Non me ne frega! Praticamente, stavo giocando solo con i miei amici a Murder Mystery 2, ok? Quindi stavo giocando a Murder Mystery 2 un giorno. Poi, praticamente, poi, dopo, all'incirca, è entrata Rosa. Che è entrata Rosa, sì, la mia fidanzata di Roblox, ovviamente, che non lo sapeva, si chiamava Rosa. Praticamente, non so se vi ricordate, ma circa 3 mesi fa ci eravamo sposati, ma purtroppo, raga, l'ho lasciata perché di una cosa che adesso vi sto raccontando. Infatti, mentre giocavo a Murder Mystery 2, mi aveva salutato così e tutto, però dopo è entrato un ragazzo chiamato 24K Vinci. Che è un ragazzo, sì, è un maschio, qui è biondo, praticamente aveva salutato Rosa quando era entrato. Cioè, praticamente lui non sapeva giocare a questo gioco, ma è entrato così, per salutare Rosa. Poi, ad un certo punto, ho sentito dalla mia fidanzata che ha detto che tu sei il mio fidanzato. Infatti non l'ha rivolto a me, l'ha rivolto a lui. Che a me mi ha colpito e mi ha praticamente, come dire, scioccato. Praticamente poi gli ho detto di dire tutti questi vesti malucci, anche altre cose piuttosto negative. Tipo per esempio, per cosa stai dicendo? Ma mi stai tradendo? Quelle cose lì ho detto. Ed sono tantissime cose che non me le ricordo praticamente tutte. Praticamente quando a un certo punto, quando si stava abituando a lui, perché lei forse non lo so se era innamorata di lui, ma non ne ho idea. Praticamente io ho iniziato a fare gesti cattivi, è normale secondo me che i fidanzati si litigano, ovviamente, è normale. Poi io dopo un po' di tempo, quando avevo finito di litigare, mi ho tolto la friend e non ci siamo più rivisti più. Però, raga, ho notato che anche mio fratello aveva la sua amicizia. Però io continuavo a ignorarla perché lui ci era rimasto proprio male da quella volta che ci siamo lasciati. Ragazzi, vi devo dire una cosa. Non so praticamente se Cioè, non è che troppo lasciarla. Non lo so se prendermi una nuova fidanzata che cercherò su Roblox oppure starò single. Non ne ho una minima idea. E questo è tutto il casino successo, praticamente. Non lo so, raga, consigliatemi voi qualche fidanzata che potrei avere, tipo raga carina che mi piacesse a me. Niente raga, io direi di terminare il video qua, mentre vi ho parlato tutto quello che è successo. Mi raccomando raga, è aperto ufficialmente il gruppo di Roblox dei Cornetti, andateci a joinare, mi raccomando, che siamo già in tanti sinceramente, però teletrasporto, andateci comunque. Quindi ragazzi, io vi saluto da mezzo da Berto 34 è tutto, e noi ragazzi ci vediamo al prossimo video, ciao!